permesso. Anna, sei qui? Anna. Oh, comandante. Sono qui. Scusami. Per me è difficile. Capisco. Ti senti bene? Sì. No. Non saprei. Io e mio padre non ci eravamo salutati nel modo migliore. Avevate litigato? Sì, per una sciocchezza. Riguardava i metodi di catalogazione dei campioni. Io però l'accusavo di molto altro. Non ricordo cosa. Ce l'avevo con lui. Che stupida. Perdonami, ti lascio tranquilla. No, ti prego. Sto bene. Rivedere tutto questo. Lui era ossessionato, ai limiti della follia. Non ho avuto il piacere di conoscerlo bene. A volte ho anch'io questa impressione. Era un grande uomo, un pioniere, ma era sempre impegnato. E questo iniziava a pesarmi sempre di più. Sembri arrabbiata. Lo ero. E forse lo sono ancora. A volte non la smetteva di raccontarmi storie incredibili. Erano momenti speciali. Mi fece appassionare a questo lavoro. Non riesco a credere che sia morto. Si sistemerà tutto. Lo spero. Voglio scoprire chi si nasconde dietro quel manufatto, il motivo per cui è morto. Ci serve il tuo aiuto. Sei la nostra ultima speranza. Hai ragione. Inizierò controllando a fondo il lavoro di mio padre. Anne, sei sicura di farcela? Sì. Quando ero controllata dal Leviatano, intorno a me sentivo solo freddo e buio. Ma mio padre mi ha insegnato a non temere il buio. Trovo incredibile che tuo padre possedesse un frammento di razziatore. Ne era entusiasta, e tu hai dato un senso ad anni di lavoro. Sono state adottate misure anti-indottrinamento? Certo, è schermato, e veniamo tutti sottoposti a regolari test psichici. Ironia della sorte, alla fine è stato il manufatto a indottrinarmi, giusto? Oppure potrei essere un drone Rachni in attesa di ordini dalla regina. Hai studiato i Rachni? Ho fatto la mia tesi su di essi. Per mio padre erano solo una perdita di tempo, ma ora potrebbero aiutarci a comprendere il Leviatano. In che modo? Li consideriamo esseri telepatici, ma in realtà non lo sono affatto. A corto raggio, la regina impartisce ordini tramite feromoni. A lungo raggio, utilizza una specie di comunicatore quantico di tipo organico. Il Leviatano deve usare lo stesso metodo, manipolando le particelle per stimolare l'attività neurale. Il manufatto gli serve per stabilire una connessione. Poi controlla la mente di chiunque si trovi vicino ad esso. Ehi, loco. Posso aiutarti? Come mai da queste parti, James? Hai scoperto un ammazza razziatori, eh? Speriamo possa conciare per le feste quei bastardi. Lo spero anch'io. Hai visto che roba, comandante? Fantastico! Porco! Ehi, Ida. I morsi dei mutanti non ti fanno diventare uno di loro, vero? Suggerisco di applicare del Medigen.
Se non interessa a nessuno, potremmo portarlo con noi. Sai, per la ricerca. D'accordo, ma acqua in bocca. Forte! Dici che Esteban mi lascerà giocare a bowling nella stiva di carico? Non abbiamo rilevato alcuna emissione energetica dal manufatto. Ma i razziatori sono riusciti a utilizzarlo per individuare il Leviatano? La mia ipotesi è che il manufatto funga prevalentemente da ricevitore. Possiamo usarlo per trovare il Leviatano solo quando questo assume il controllo di qualcuno. Come sull'asteroide. Sì, il Leviatano comunica solo in caso di effettiva necessità. E in questo mi ricorda molto mio padre. Hai detto che il controllo mentale del Leviatano è simile alle comunicazioni quantiche, di fatto non tracciabili. Sì, ma il meccanismo è diverso. Il Leviatano deve inviare un impulso tramite il manufatto per manipolare la mente e creare un effetto pseudo CRQ. Che può essere tracciato. Sì, proprio come allo scavo. I razziatori avevano tracciato il segnale attivando il manufatto. Mio padre voleva esserci. Ormai era troppo vecchio per le lunghe missioni, ma odiava starsene rinchiuso in laboratorio. Pensa che per poco non si perse la mia laurea. Arrivò all'ultimo momento, ancora intenuta da lavoro. Non avrebbe mai voluto morire qui. So che per te è dura, Anne, ma se potessi dirci qualcosa di più... Credo di averti detto tutto quello che so, ma forse potrei mostrarti qualcosa. Sarebbe a dire? Il manufatto trasmette un segnale solo quando il Leviatano controlla qualcuno. Mi lascerò controllare, così potrai rintracciarlo. Vuoi lasciarti controllare? È troppo pericoloso. È una mia scelta, non tua. Sono o non sono la tua ultima speranza? Non sappiamo cosa potrebbe succedere. Se aspettiamo, i razziatori troveranno il Leviatano e sono l'unica ad aver trascorso abbastanza tempo vicino al manufatto. Tu hai bisogno di trovare un'arma contro i razziatori, comandante. Io di trovare il mostro che ha ucciso mio padre. Ancora non sappiamo cosa stiamo cercando. Allora scopriamolo. Comandante, questo esperimento con Anne mi sembra pura follia. Ricevuto. Ida? Emissione energetica agganciata. In attesa di attivazione. Sei proprio sicura? Sì, assolutamente. Io sarò al tuo fianco. Ok. Sono pronta. James, disattiva lo scudo di contenimento. Scudo disattivato. Manufatto online. Allora? Ancora niente. Aspetta. Sento qualcosa. Un brivido. Ida? Nessun segnale. Era la miseria. Segnale rilevato. Mantenere la connessione. Desisti. Le tenebre sono impenetrabili. Dios! Mantenere la connessione. Ascoltami. Io ti ho trovato. E ti troveranno anche i razziatori. Tu li hai chiamati. Sei una minaccia. Ma anche tu. So cosa puoi fare. Devi scendere in guerra. Non è una guerra. È la mia titura. Può bastare, Ida. Aggancio parziale. Mantenere la connessione per raffinare la ricerca. Sentito? Ha detto che può bastare. Riattivo lo scudo. Fallo. Anne, ti senti bene? Sì, credo di sì. Ha funzionato? Sì, ma occorre analizzare i dati raccolti. Coordinate trasmesse alla Normandy. Bene, è un inizio. Comandante, ho percepito anche qualcos'altro. Rabbia. Sa che lo stiamo stanando. Credo voglia ucciderti. Ora vieni, hai bisogno di cure. Thank you.